Hai già pulito la canna fumaria? Goditi il tuo caminetto o la tua stufa in totale sicurezza. Affidati a MAPA, lo spazzacamino certificato. Buon pomeriggio, 13:04 minuti, bentornati a Vietato Tacere, la nostra puntata del mercoledì, Green Pass tra lavoro e referendum, perché continuiamo a occuparci di questo tema. Il Green Pass, sapete ormai, diventerà obbligatorio tra poco, finito in gazzetta, la data è sempre più vicina, ma c'è anche questo referendum per cui si parla della possibilità di raccogliere firme per che il Green Pass, a detta dei promotori, sarebbe in qualche modo lesivo della libertà dei cittadini. E tra l'altro anche i più convinti del Green Pass sostengono che quel referendum è bene farlo, così diceva qualche esperto. Ci contiamo e capiamo finalmente chi è favorevole e chi invece non lo è. È un tema, uno dei tanti, su cui si discute in questi giorni, dove l'emergenza Covid continua ad essere piuttosto importante e dove anche il Veneto fa i conti con numeri che restano preoccupanti. Anche oggi ci sono più di 500 nuovi contagi. Continuano ad esserci mediamente 3 o 4 decessi al giorno, ma la notizia più clamorosa è quella di quel bambino di 20 giorni che è gravissimo all'ospedale di Padova, figlio di una mamma Novax, e anche lì si è riaccesa una polemica molto forte, perché anche i neonati, purtroppo sempre di più nelle ultime settimane, sono diventati un problema da gestire sul fronte del Covid. Vi ricordo il numero, che è lo 0444 966 274, e quello per i messaggi, che è il 335-77-16-200. Gli ospiti di questa puntata, bentornato a Gian Antonio Darè della Lega. Grazie, buongiorno. Bentornato a Francesco Gonzo di Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti. E a Giovanni Zorzi del Partito Democratico. Grazie dell'invito, buongiorno. Allora Darè, partiamo subito da questo referendum. Laddove dovesse arrivare un referendum sulla corretta applicazione del Green Pass, che si fa? Ma penso che l'80% si è vaccinato, quindi penso che quel referendum dovrebbe avere gli stessi numeri. Quindi non penso che possa arrivare, attenzione, è legittimo che uno faccia il referendum, è legittimo che uno si vaccini o no, però penso che i numeri e la matematica poi siano dalla parte di chi si è vaccinato. Nessuno si è divertito nel vaccinarsi, ma era una cosa doverosa e si doveva fare per ovviare a questa emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo. Allora, ci sono i Novax, è un'opinione, è un'idea che non è politica, è soggettiva. Allora, uno decide di vaccinarsi oppure decide di non vaccinarsi. Però non sono d'accordo quando dicono che viene lesa la democrazia, che non viene lesa la così. Uno si vaccina secondo il proprio credo, e uno non si vaccina, attenzione, che in quell'area di chi non si è vaccinato, molti di questi non si sono vaccinati non perché non credono, ma perché hanno paura del vaccino, perché tutte queste news, diciamo, taroccate, che hanno messo veramente paura nelle persone, e molte persone non si sono vaccinate per quello, ma non perché non vogliono vaccinarsi. Allora, ci siamo vaccinati tutti da piccoli, no, con l'antipolio. Non ce l'hanno neanche chiesto, ci hanno vaccinato e basta. Ci hanno vaccinato, certo. E basta. Quindi non mi pare sia stata lesiva della democrazia. Adesso stiamo entrando nel campo della democrazia, il Green Pass è come domandare la carta d'identità, ce l'hai, la do, lo guardano e se ne va, e vado, insomma, ecco. Piuttosto di fare il tampone per salire sull'aereo 24 o 48 ore prima, preferisco avere il Green Pass. Certo. Gonzo, che poi quel referendum andrebbe a chiedere ai cittadini se ritengono legittimo il Green Pass, non tanto se serve o se non serve, perché qui qualcuno dice ci stanno obbligando in qualche modo a vaccinarci, perché altrimenti, ad esempio, e non è un esempio a caso, non si può nemmeno andare al lavoro. Beh, il Green Pass è sicuramente, io mi tocca di sentire dall'amico Antonio, ma è una lesione della democrazia e della libertà individuale nel momento in cui
viene richiesto l'utilizzo per qualsiasi tipo di attività che riguardi un luogo chiuso o comunque un assembramento o un'attività addirittura culturale, con tantissimi limiti e anche contraddizioni che lo strumento stesso richiede, perché poi la verifica sta comportando comunque dei momenti anche abbastanza ridicoli. Ci sono persone che si siedono al tavolo del bar, chi chiede di verificare il Green Pass non riesce ad ottenere dal cliente l'immagine sul telefonino perché la sta cercando, e nel frattempo raccoglie la consumazione e la consumazione viene anche servita. Ci sono una serie di situazioni che questo Green Pass, che tra l'altro siamo gli unici in Italia, in Europa, nel mondo ad applicarlo in maniera codificata, perché in Germania ci sono le tre famose G, con i verbi tedeschi sono o vaccinato o testato o guarito. Ci sono atteggiamenti diversi negli stati, l'unico stato che lo sta utilizzando è l'Italia, ci si domanda il motivo. No, scusami, ti interrompo. Il Green Pass così com'è istituito è l'unico paese in Europa che lo utilizza. Allora, sono stato, ti interrompo, scusami, prego, prego. Ma ti devo un po' per contraddire. Allora, io sono stato a Strasburgo perché il Parlamento, anche per prendere la birra all'esterno, ti chiedono il Green Pass. La stessa cosa nel Belgio. Allora, non è proprio così. Probabilmente è una certificazione diversa del Green Pass. Però me l'hanno chiesto. Sono certificazioni diverse che sono istituite localmente, nei land o nelle regioni o nelle province, perché questo prevede la legislazione di quegli stati. Non me lo sono inventato, mi sono documentato addirittura sui quotidiani di quelle nazioni, e soprattutto viene riportato anche da siti come, è giusto citare anche le fonti, giusto Fabio? E quindi anche siti come Sky TG24, insomma non mi invento nulla di nuovo, sono istituzioni di controlli molto locali di province o di regioni di quegli stati, non sono dove lo Stato ha detto decida la regione o la provincia, o le città di Sono stato sfortunato allora. O le città di ritorno. Però, guarda, tu sei anche in Europa, lo devi verificare questo. Venerdì sono ai campionati del mondo di ciclismo a Bruges, voglio capire se hanno un rispetto a Bruxelles. Ma ti posso garantire che è così. In tutti i casi ci sono scene, come ho già detto, anche per l'accesso alle scuole. È un problema enorme e il titolo di oggi lo sottolinea, sarà un problema enorme dal 15 di ottobre, quando la verifica della vaccinazione o della presenza di un tampone delle precedenti 48 ore o la guarigione, mi sembra nei 6 mesi precedenti, sarà verificata dai datori di lavoro e da chi all'interno delle aziende dovrà verificare. Io sono un lavoratore del settore privato e conosco altre aziende che si stanno per attrezzare per verificare la sussistenza del Green Pass, e sarà un qualche cosa in più da aggiungere a una situazione che è già vessata dalla difficoltà economica che l'epidemia ha portato in Italia in particolare, e quindi è un peso ulteriore da fare. E i medici del lavoro sono stati i primi che hanno detto: A, non lo verificheremo noi altri; B, il Green Pass non è il limite, non serve per limitare il contagio. Sento un telespettatore, mi permette una piccola provocazione. Se cominciamo a preoccuparci di più di chi controlla rispetto alla diffusione del Covid, c'è un cortocircuito che non torna però, perché forse la preoccupazione primaria è quella di contenere la diffusione del virus, Fabio, più che di chi deve controllare. No? Direttore, io sono assolutamente concorde, ma ripeto, se al bar si siede qualcuno che presenta un Green Pass dove è stampato con una linea di pixel fallata perché la stampante non funziona, e in quel bar tanto mi dica che cosa vuole che glielo porto, mi devo preoccupare anche del verificatore. Sento un telespettatore, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Gemo Giovanni, provincia di Vicenza. Prego Giovanni. Allora, sono stufo, lo dico da cittadino, a parte la bassezza politica, e purtroppo questi qua, i miei politici che c'erano prima, mi dispiace dirlo, sono nulla, vuoti. Volevo dire, sul Green Pass, basta con la scusa del Green Pass, io sono fatto tutti e 2 i vaccini, ho il Green Pass,
al bar, manco in mia domanda se vuoi bere il caffè, il Green Pass, signori, ve lo dico queste cose. E con la scusa del Green Pass nasconde una cosa, il lavoro. Parliamo dell'Amazon di Vicenza che doveva fare una lottizzazione a Vicenza Est e Amazon doveva creare 110-150 posti di lavoro, invece non è il nulla e arrivano tutti da Padova se fanno questa cosa. Amazon che fa la pubblicità della bella famiglia per la televisione e sono schiavisti, Dio canone, schiavisti sono questi, Amazon. E il governo tace, le regioni tacciono, la provincia tace, anche i comuni, anzi i comuni si è anche d'accordo, guardiamo Vicenza. Parliamo dei lavoratori di Firenze, 400 licenziati per via email, che ieri per fortuna la Cassazione ha respinto i licenziamenti, ma il coso va avanti. Parliamo di quelli di Napoli, sai, questi sono gli argomenti, parliamo dell'aumento del gas, dell'aumento della benzina o solo di Green Pass, cari politici. Grazie Giovanni, grazie mille, abbiamo parlato abbondantemente anche di questi temi. Zorzi, torniamo al nostro referendum, laddove dovesse esserci un referendum che chiede se il Green Pass è legittimo oppure no, come dovrebbe comportarsi? Come pensate ad esempio voi di orientare verso quel referendum? Ma credo che ci sia da considerare, al di là dell'iniziativa referendaria, sono d'accordo con l'onorevole Da Re sul fatto che ben venga, siamo in democrazia, è uno strumento previsto dalla Costituzione, ci mancherebbe altro. Però credo che siamo veramente fuori da quello che è la direzione che ha preso il paese reale. Nel senso che questo dibattito sul Green Pass sì, Green Pass no, è chiaramente un dibattito superato da quelli che sono i numeri che si vedono in questi giorni, che si registrano in questi giorni. Cioè, le ultime due settimane, nel momento in cui c'era la polemica appunto sul Green Pass, con i voti nelle commissioni della Camera, appunto i dibattiti televisivi, autorevoli professori che si erano anche impegnati sulle colonne dei giornali, nel frattempo cosa succede in Italia? Che sono stati scaricati da 71 milioni a 82 milioni di Green Pass in quelle due settimane. Scopriamo che la vaccinazione prosegue senza intoppi, ormai gli over 80 sono vaccinati al 95%, gli over 70 oltre il 90%, scopriamo pure che i giovani, le classi d'età più giovani, che hanno state in qualche maniera additate quest'estate come quasi gli untori con la movida eccetera, si vaccinano il doppio rispetto di velocità rispetto alle altre classi di età, scopriamo pure che tutto sommato con la scuola, l'inizio della scuola non ha provocato quel putiferio che tutti temevano con appunto la richiesta del Green Pass. La stessa direttrice regionale Palumbo aveva dichiarato che alla fine sono stati 20 i docenti in tutto il Veneto, gli insegnanti, che si sono rifiutati di presentare il Green Pass. Quindi io credo che veramente ci sia un paese che, consapevole dell'incertezza, della stanchezza di questo anno e mezzo, abbia giustamente capito che bisogna convivere con questa nuova normalità, perché prima si capisce questo e prima si ritorna alla vecchia normalità. Io credo che il Green Pass abbia tutti i presupposti giuridici per essere uno strumento solido, che permette innanzitutto, visto che l'ascoltatore parlava di lavoro, permette di scongiurare le chiusure come quelle che abbiamo visto lo scorso anno, e permette addirittura di svolgere attività con standard di sicurezza più elevati, a tal punto che si parla adesso di apertura senza problemi di sale, di teatri, di cinema, addirittura di discoteche. Quindi io credo che sia uno strumento che aiuta in questo momento, uno strumento che aiuta a sostenere la crescita, i dati del PIL, le previsioni parlano di un più 10%, quindi siamo in pieno rimbalzo rispetto alla crisi dell'anno scorso, e aiuta soprattutto il lavoro, visto che, attenzione, noi il 31 ottobre ci dimentichiamo, ma abbiamo il termine ultimo, quello dello sblocco dei licenziamenti, che riguarderanno le piccole e medie imprese, quindi il tessuto produttivo di questo territorio. Secondo me, da questo punto di vista, veramente si faccia il referendum e si vedrà, appunto, con i numeri che ho citato, che non ci saranno problemi a dimostrare che il Paese sta andando in una direzione diversa rispetto a quello che si sta discutendo. Sento un telespettatore, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io sono Paolo e vi chiamo dalla provincia di Venezia. Prego Paolo. Vorrei fare una domanda ai vostri ospiti che avete in studio. Una domanda, se non vado errato, tra poco in Italia ci sono le votazioni a livello comunale o no? Vorrei sapere come mai per andare a votare non c'è bisogno del Green Pass.
Questa è la domanda? Sì, ok, questa è la mia domanda. Adesso ci non so, non c'è bisogno del Green Pass per andare a votare? Dal 15 ottobre, le elezioni sono il 3 e 4 ottobre. Quindi il non serve? Turno. Ok, non serve. Perché non serve non lo sappiamo, però non serve. Dare, togliere lo stipendio al lavoratore che non presenta il Green Pass è una cosa corretta? No, assolutamente no. Il lavoratore va tutelato perché il lavoratore vive con il proprio lavoro, dà il di che vivere alla sua famiglia e quindi questa è una cosa sbagliata. Secondo assolutamente lei? Sbagliata. Non secondo... esiste, no, non ci sono né se, ma il lavoratore che lavora deve essere tutelato, deve essere pagato perché va a lavorare proprio per quello. Altrimenti c'è un'altra soluzione che lei sa benissimo, che io non approvo, che è il reddito di cittadinanza. Punto. Gonzo, secondo lei quella norma che prevede, perché questo dice, no, se non hai il Green Pass, il lavoro resta, perché comunque non c'è la possibilità per il datore di lavoro di licenziare, ma lo stipendio viene azzerato. È un'altra assurdità. Nel senso che io, il lavoratore, decido di non avere il Green Pass, quindi decido di non avere il vaccino, decido di non avere nemmeno il tampone, non ho avuto il Covid, quindi non posso dimostrare una guarigione nei mesi precedenti, l'azienda mi dice tu rimani fuori. L'azienda, sono assolutamente d'accordo con te, è sbagliato, l'azienda deve essere tutelata, il lavoratore deve essere tutelato. L'azienda cosa fa? Se quel lavoratore essenziale per determinate lavorazioni che l'azienda fa o per determinati compiti aziendali rimane fuori, l'azienda deve mantenere il posto di lavoro, trovare una persona che possibilmente lo sostituisca, oppure dobbiamo fare in modo che quella persona venga convinta a farsi il Green Pass secondo le tre tecniche che conosciamo. È una complicazione ulteriore che va a rendere già complicato il momento in cui ci troviamo. Una parentesi che voglio aprire tornando sul tema referendum. È in fase di raccolta le firme, conosciamo i tempi della politica e del Parlamento, ora che andremo a votare per quel possibile referendum, probabilmente perché qua bisogna stare attenti. Avremo cosa, tutti il Green Pass. Probabilmente bisogna stare attenti, probabilmente dico, perché c'è una deriva di controllo della democrazia. Chi non la vede ha le fette di salame davanti agli occhi. C'è una deriva di democrazia, perché non, se lo dicono persone che non si chiamano certamente Francesco Gonzo, ma se lo dicono filosofi, scrittori, giornalisti, studiosi, che c'è qualche cosa che probabilmente nella gestione di questa pandemia sta sfuggendo di mano, o strade che non vengono prese in tutti gli stati e nemmeno a livello europeo, la tanto agognata Europa. Provo a fare un passo avanti, sindaco. Sì, obbligarci ad avere il Green Pass è la deriva della democrazia? Sì, è un obbligo vaccinale indotto o hai questo oppure sei escluso. Non è il sistema di controllo del contagio e non è nemmeno la soluzione per uscire dalla pandemia. Sento un telespettatore, pronto? Pronto? Prego. Buongiorno direttore. Buongiorno. E un saluto a tutti i suoi ospiti. Io desideravo sapere una cosa. Mi dica come si chiama e da dove chiama, per favore. Allora, io chiamo dalla provincia di Venezia e mi chiamo Roberto. Prego, Roberto. Ecco, volevo chiedere... Noi italiani, noi contribuenti, noi che paghiamo tutto, possiamo buttare via i soldi anche per fare questo ipotetico referendum o possiamo spenderli in maniera migliore? Ecco, che risponda chi vuole, non è indifferente. Grazie mille Roberto, grazie davvero. Senta Zorzi, Gonzo usa una parola abbastanza forte, no? Quando dice farci fare il Green Pass vuol dire che ci obbligate a fare il vaccino e quindi c'è una deriva della democrazia, insomma sono affermazioni importanti, no? Io credo che di fronte alla deriva della democrazia il Paese quantomeno dovrebbe reagire. Sono affermazioni importanti, ma insomma credo che ormai sia da un anno e mezzo che andiamo avanti a registrare dichiarazioni, affermazioni che sono obiettivamente controproducenti per quello che è l'obiettivo che tutti noi dovremmo fissarci bene in testa, cioè di uscire il prima possibile da questa pandemia, da questa emergenza nazionale. Giusto un anno fa Giorgia Meloni diceva che il governo Conte stava facendo terrorismo perché annunciava l'imminente arrivo della seconda ondata.
La seconda ondata c'è stata, ma non perché il governo Conte ha fatto, no, un incantesimo, ma perché è nell'ordine delle cose, purtroppo, che nel quadro di una pandemia di questo tipo, purtroppo si va a ondate e si è visto cosa, quanto male ha fatto anche al nostro territorio. Io veramente mi chiedo allora qual è la strategia di contrasto al virus che hanno in mente gli esponenti di Fratelli d'Italia. Io non l'ho ancora capita. Erano contro le chiusure e quindi bisognava tenere tutto aperto. A un certo punto la Meloni stessa ha detto che tutto sommato il Green Pass, che è uno strumento lanciato dall'Unione Europea, ricordiamoci, andava bene, poi non va più bene neanche il Green Pass. Sull'obbligo vaccinale, la vaccinazione, siamo un po' in ambiguità, no? Quindi io vorrei capire, cioè, da parte nostra c'è stata una coerenza, anche forse rigorosa coerenza, ma necessaria vista l'emergenza nazionale, di strategia di contrasto al virus, e vedo che le persone, insomma, bene o male la stanno seguendo. Io vorrei capire da parte loro qual è la strategia di contrasto al virus, perché bisogna uscire prima possibile da questa emergenza nazionale e ritornare, no, alla normalità, a parlare di lavoro, a parlare di tasse, a parlare di riforme, di transizione ecologica e tutte le altre questioni che ci stanno sopra e che sono altrettanto importanti. Io vorrei chiedere questo. Qual è la strategia? Adesso glielo chiediamo a Gonzo. Prima sento un telespettatore. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Maurizio, provincia di Vicenza. Prego, Maurizio. Sì, volevo dire che non occorreranno al referendum, i no Green Pass compariranno da soli, perché l'unica misura valida è che si è potuto vedere è tuttora il vaccino. Non ha servito le chiusure, le distanze, e restare a casa, e questo è quello che renderà definitiva la cosa, perché è sotto gli occhi di tutti che questa è la regola giusta. Grazie, buongiorno. Prego, gliela stavo un po' tirando, Maurizio, però insomma abbiamo capito il concetto. Darei, voglio prima sentire Gonzo sulle ricette di Fratelli d'Italia per uscire dalla pandemia. Gonzo, Zorzi è pronto a prendere appunti. Ma qua si continua a fare, a confondere, io non so se sia una confusione voluta o una mistificazione, un credito, ma non bisogna confondere il vaccino con il Green Pass. Questo è un grande errore che si sta facendo anche amichevolmente nel dibattito odierno. Non possiamo confondere la soluzione sanitaria alla pandemia vaccino con l'imposizione del Green Pass. È una confusione che non, cioè, è una confusione, e quindi bisogna chiarirla immediatamente. Nessuno sta dicendo che il vaccino non serve. Ci sono tuttavia delle punti di domanda, non è la prima volta che lo dico, di questioni che si sono affrontate, che si sono verificate in presenza di vaccinazione, che devono trovare risposta. Le seppur minime nei numeri, visto che vogliamo parlare quel tipo di terminologia, di reazioni avverse, sono in via di verifica, sono state segnalate, e quindi ci sono, non si può dire che non ci siano. Sul vaccino ci sono delle domande di una parte di popolazione, se in provincia di Vicenza siamo, mi sembra, intorno al 70% di vaccinazioni, e ci sono quindi un 30% di persone che non sono vaccinate, di cui una piccola parte probabilmente non può essere vaccinata, vuol dire che ci sono delle persone che probabilmente non sono preparate, non si sentono sicure, non sono state rassicurate a sufficienza, e tra l'altro anche, lo diceva anche Landini domenica dall'Annunziata, no? Bisogna che aziende, se vogliamo parlare del mondo del lavoro, aziende, sindacati, parlino insieme con queste persone e insieme si vada verso una soluzione che non persone può essere... Persone che hanno dei dubbi legittimi, sì, perché altrimenti dire il Green Pass è la soluzione, perché se no non ti vaccini, vuol dire che stai confondendo le due cose. Green Pass è una cosa, e qui potremmo parlare eventualmente dei tamponi gratis, non gratis, per chi non vuole fare il vaccino per ottenere il Green Pass, allora qui stiamo parlando delle cose, le mettiamo in fila in maniera corretta, altrimenti facciamo confusione, mistifichiamo, creiamo... mistifichiamo vuol dire voler... volutamente, no, volontariamente confondere le cose. Allora, o si è chiari, oppure si parla d'altro, come diceva il cittadino prima. Allora cerchiamo di essere corretti. Dare i tamponi gratuiti all'operaio che non si vaccina è una cosa giusta? Sì, è una cosa giusta, anche perché uno ha fatto una scelta, l'assistenza sanitaria è garantita dalla Costituzione, quindi secondo me i tamponi dovrebbero essere gratuiti. Non sono d'accordo con quello che ha detto chi mi ha preceduto, per il semplice motivo che Green Pass e vaccinazione
sono una conseguenza uno dell'altro. Allora, dire che non c'è democrazia, forse è più, era meglio dire che c'è, che vogliamo forse la, così, i liberi tutti. Non è possibile. Allora, io che ho un'attività commerciale, facciamo finta, io devo essere tutelato che nel mio locale chi arriva sia vaccinato. Il metodo per arrivare presto e prima mi porta il Green Pass, oppure mi porta... Onorevole, mi scusi. Guarda, una sera facciamo la prossima settimana, andiamo fuori tutte le cene, tutte le sere, vediamo quanti locali ci chiedono il Green Pass. Guarda, dove vado, non so, ma non so se la provincia di Vicenza sia un principato a parte. Beh, dove vado? Allora, vado in Francia e mi chiedono il Green Pass, vado in Belgio, mi chiedono il Green Pass. Lei mi dice no, le altre nazioni non lo dicono, non è così, a me l'hanno sempre chiesto. Guardi, ho dovuto... Regioni, province. Ti faccio vedere per stare presto. Quando arrivo ho fatto il Green Pass tascabile, no? Perché è questo qua, lo faccio pronti così via, certo. Per non avere il tempo per tirarlo fuori dal telefonino. Beh. Allora, ragazzi, no, non facciamo finta, cioè, se vogliamo discutiamo, facciamo politica, allora ci diciamo tutto il contrario di tutto. Ma il Green Pass, scusatemi, è un metodo. Dire che non c'è democrazia è un obbligo, allora, vaccinale, scusatemi, è un obbligo vaccinale, non confondiamo la democrazia con l'anarchia. Allora, l'anarchia è un'altra cosa, non fa parte delle regole, non ci sto. Ma allora, non confondiamo neanche l'anarchia con libero arbitrio. Non mi sono divertito a fare il vaccino, e adesso che devo fare la terza dose, siccome ho 68 anni e fra poco mi chiamano, prima voglio fare un test per capire se allora, sono immunizzato. Non lo vado a fare. Domando, scusa onorevole, ma allora se diciamo che Green Pass uguale vaccino, vuol dire che Green Pass significa obbligo vaccinale? Ma scusami, l'obbligo vaccinale non è così, perché tu puoi fare il tampone, sì, però allora io dico, vai questa, con il tampone questa, eviti il problema, ma non puoi dirmi che non vuoi fare il tampone e non vuoi fare neanche il Green Pass, tutto, perché allora stai a casa voi tua. Voi in Lega dovete chiarire un vai, po' l'idea. Vai in Lessinia o nella piana del Consiglio non porti, e là non ti chiede nessuno il Green Pass. Parlo contro i miei interessi, ma voi in Lega dovreste chiarirvi le idee. Io vado in pubblicità, così vediamo se nel frattempo ci chiariamo l'idea, tra poco. Rieccoci in onda, partiamo da un telespettatore. Pronto? Pronto, sono Vincenzo di Mestre. Prego, Vincenzo. Non voglio parlare di pace e altre cose. Le volevo suggerire quel nastro che scorre in basso alla televisione, quel fondo celestino, la scritta che è bianca, la dovete cambiare colore, non si riesce a leggere bene. Complimenti per la trasmissione, però quel nastro, per favore, cambiate colore, non si riesce a leggere bene. Adesso lo faccio cambiare, Francesco, grazie, buona giornata. Grazie mille, ci mancherebbe. Dare, senta un po', tutta questa polemica vax, no vax, vaccini, non vaccini, qualche conseguenza politica all'interno del suo partito mi pare che la stia avendo, no? Avete perso un europarlamentare, sì, di Donato, no? C'è Salvini che dice, per l'amor del cielo, tutte le posizioni sono rispettate, se qualcuno è novax può pure andare. Insomma, mi pare che il partito che sta pagando il prezzo più alto siate voi, a differenza di Fratelli d'Italia che, cavalcando l'orda dei novax, aumenta, no? Allora, la mia collega Donato, che è... Che è in Europarlamento con lei, tra l'altro. No? Tra l'altro è a fianco con me, col numero di scranno. Quindi lei la conosce bene? La conosco bene, lei è, tra l'altro è originaria di Padova, è stata eletta in Sicilia ed è stata una che ha abbracciato il discorso Novax, ma lo ha abbracciato, non è il partito, non è la, è una scelta soggettiva. Naturalmente lei, diciamo, nell'enfasi ha avuto una grande visibilità, perché naturalmente quando sei controcorrente, cioè hai quelli contro e quelli a favore. Lei si è risentita quando, a una domanda precisa di Luca Zaia, lei cosa pensa della Donato, non la conosco, ma in effetti non la conosce proprio,
Ma cioè, e quindi adesso però. Però non credo che lei sia andata via. No, no, le do delle news. Bene, l'anticipazione della fuga verso Fratelli d'Italia si era già anticipata qualche mese prima, che non c'entra niente con i Novax. Quindi se ne sei andata, aveva già un'idea politica o un motivo in più per andarsene. È andata dall'altra parte. Insomma, mi pare di capire Io ho una scarsa considerazione di chi è eletto in un partito se ne va in un altro. Anch'io. Punto. E mi fermo qui perché sennò sarei anche molto, ma molto più cattivo. Ci vorrebbe anche una legge in qualche modo. Perché no, ci vorrebbe che quando uno cambia partito non si può più ricandidare per 10 anni. Comunque è anche un tradimento a un elettore, no? Però succede un po' in tutti i partiti. Sì, anche alla Lega avete accolto alcuni frugiaschi, no? Io non posso lasciare la politica dicendo no, la Lega ha abbracciato la linea di Giorgetti. La Lega ha una linea politica, ha un segretario politico e tu fai parte di una coalizione dove tu sei all'interno. Non è che sei tu, allora fai il segretario tu e decidi la linea politica. Te ne sei andata, benissimo, io farei una legge che chi se ne va e cambia casacca per 10 anni non deve fare neanche il consigliere comunale. Mi dica una cosa, Darei, in questo momento la Lega la comanda ancora Salvini o è più forte Giorgetti? Allora, attenzione, Salvini è segretario del partito, Giorgetti è quello che è nella parte governativa. Le due linee sono le stesse, perché poi la linea politica, lasci stare il Green Pass, che è una cosa personale e soggettiva. La parte politica viene fatta dalla segreteria e la parte amministrativa. Non è che le due cose siano uno contro l'altra, si possono avere delle visioni diverse sul Green Pass, ma le abbiamo tutti tra di noi, anche in famiglia tante volte. La politica è un'altra cosa. C'è un segretario del partito, c'è un segretario del partito che si chiama Giorgia Meloni, che dà le coordinate, c'è un segretario del partito del PD, c'è un segretario del partito della Lega. Allora tu stai dentro in una coalizione in quel partito e in quel partito segui la linea politica. È al congresso che si fanno le determinazioni se va bene la linea politica o se non va bene la linea politica. Se vogliamo fare liberi tutti, l'anarchia politica, allora succede che c'è questa transumanza di persone che vanno di qua e di là. Adesso siamo anche a fine stagione, quindi la transumante è anche di moda. Siamo in periodo, dice. Però ripeto, il transumante per me è una persona incandidabile. Incandidabile. Gonzo, prendo l'esempio di Donato, no? Diceva da Re il suo avvicinamento a Fratelli d'Italia era precedente a questa polemica. Però se una parlamentare, un europarlamentare in questo caso, dichiaratamente Novax, si avvicina a un partito come Fratelli d'Italia, vuol dire che probabilmente in quel partito vede una possibilità d'azione politica Novax un po' più ampia rispetto a prima. Tradotto, siete il partito dei Novax? No, non lo siamo, ma di che stavamo parlando? Di Donato, europarlamentare, non mi dica che non lo sa. Non la conosco. Dirò di più, non la conosco. Neanche lei come Zaida. Benissimo. Avete la Z in comune sul cognome, ma siete, non credo che la di Donato. Siete in due in Veneto. No, ho visto, ho letto anche, allora, mi sembra di essermi documentato anche sull'onorevole Donato, è chiaro che non possiamo dire, non siamo il partito dei Novax, siamo un partito che al proprio interno ha delle dinamiche, come ci sono in tutti i partiti, ma soprattutto siamo forse quelli che stanno dando più di altri, e lo dico anche in virtù della presenza del nostro partito di esponenti che lo stanno facendo, visione, e stiamo dando, come dire, una opportunità di aprire, di mettere la luce su determinati argomenti che sinora, in virtù della, come dire, mainstream, cioè di questa corrente principale secondo la quale Green Pass è giusto, vaccino è giusto, eccetera, eccetera, qualcuno si sta ponendo delle domande. Non possiamo dire di essere il partito di Novax, perché è una mistificazione anche in questo caso, è sbagliato, siamo forse quelli che stanno ponendo degli interrogativi ai quali, e non è la prima volta che lo dico quando partecipo a queste trasmissioni, nessuno sta ancora dando risposta, oppure si fa finta di non sentirle mettendo la testa sotto la sabbia, si sa benissimo che quando si mette la testa sotto la sabbia rimane fuori qualcos'altro. Allora, se ci sono questi tipi di interrogativi, è bene che qualcuno dia risposte. E torniamo sempre al solito tema del perché non ci si sta vaccinando, del perché ci sono persone che addirittura non vogliono nemmeno fare il tampone, e questo è proprio, no, il limite
a momenti insorpassabile per certe persone che hanno quel tipo di impostazione. Quindi credo che non si possa dire, è errato, è fuorviante dire che siamo il partito di Novax. Siamo forse quelli che in questo momento stanno ponendo dei temi che in altre situazioni, in altre sedi, in altre segreterie, non vengono posti per scelta. Sento un telespettatore, pronto? Direttore, buongiorno. Buongiorno. Luigi Green Padova, buongiorno agli ospiti. Buongiorno Luigi. Questo Green Pass sta creando un sacco di problemi sul territorio, ma non solo quello, ci sono, perché noi abbiamo molti italiani che girano, sono stati in Cina nel periodo del Covid, si sono vaccinati in Cina, e molti altri erano in Russia, si sono vaccinati con il vaccino russo, e quei vaccini lì, solo perché l'EMA non li ha riconosciuti, non valgono, ma è un vaccino anche quello, non valgono per il nostro territorio, e quindi queste persone che sono vaccinate dovrebbero rivaccinarsi per avere il Green Pass. Ma detto questo, il Green Pass è veramente il nostro paese ha deciso di andare da un'altra parte, ha deciso di fare le cose nel peggiore dei modi per non assumersi le responsabilità e tutto lì. Ma perché non lo dite? Non vogliamo assumerci le responsabilità e prendere in carico i problemi delle persone per eventuali problemi che nascono dai vaccini e quant'altro. Tutto lì. Ma perché non volete riconoscere? Perché continuate a volare non essendo uccelli? Porca miseria. La gente, non siamo mica rimbambiti. Abbiamo una certa età, ma non siamo rimbambiti. Sappiamo che non volete assumervi le responsabilità. Punto. Il resto sono tutte chiacchiere, serve dare aria alla bocca e va bene fare chiacchiere, fare salotto, va bene, ma stare coi piedi per terra, santo Dio, dalla Lega mi aspettavo qualcosa di più, e invece continuate a scimmiottare la stupidità, no, guardate che non va bene questa cosa qui, non va bene. Io sono vaccinato e ho anche il Green Pass, ma capisco le ragioni che hanno gli altri, e non sono ragioni da poco, sono ragioni enormi. Grazie Luigi. E tutto questo, no? E ci sono persone che la pensano in modo diverso, diametralmente opposto, che sono sulle posizioni che ho io. Ma perché non lo volete capire? Voi continuate a tenere il bordone a tutte quelle trasmissioni nazionali, per fortuna queste locali stanno coi piedi per terra, no? Che invitano una persona e poi viene aggredita da 5 giornalisti che sono a favore di questo sistema. Qua ce n'è uno solo ed è anche particolarmente buono. Loro, non c'è. Grazie Luigi, grazie mille, allora, buona giornata. Vorrei, che devo sentire. Credo che il Green Pass, adesso lei non è d'accordo, si è vaccinato, ma scusi, per chi deve andare e salire magari sugli aerei o sui treni, cosa facciamo? Cioè, non vogliamo il Green Pass. C'è qualcuno che il Green Pass lo ha per esigenze, quindi anche questa è una scelta. Cioè, la sua democrazia la capisco, ma ce n'è anche la sua libertà, inizia anche dove inizia la mia, certo. Altrimenti siamo il Green Pass, cioè la cosa sta a monte. Se l'Europa diceva il vaccino è obbligatorio, tranne i casi, ripeto, i casi, attenzione che noi siamo in opposizione in Europa, non abbiamo deciso noi, noi magari abbiamo votato anche a favore, ma dobbiamo votare anche contrario. Ma l'Europa su questo tema qua non esiste. L'Europa non esiste su perché non c'è neanche una Costituzione. L'Europa è un'unione monetaria, punto. Bon, allora, punto. Però le direttive politiche che fa l'Europa devono essere applicate. Vanno applicate. O non ci danno più i soldi. E l'Italia, che ha come primo ministro l'ex governatore della Banca Centrale Europea, le sta applicando ed è l'unica. Guardi, ma bisogna farsi delle domande. Volevo chiedere una cosa a Zorzi. Quando Gonzo dice noi diamo voce a una parte di paese che in questo momento nessuno ascolta e che ha dei legittimi dubbi su Green Pass e vaccino, secondo lei ci dà una lezione di democrazia o è semplicemente un opportunismo politico per acchiappare qualche voto? Io ho guardato le
l'immagine delle manifestazioni di qualche mese fa nelle piazze della nostra provincia, la provincia di Treviso, e così come anche quelle a Roma. E io ho visto che questo movimento Novax è un movimento, sì, rumoroso, ma che ha anche un orientamento politico chiaro. A Roma c'erano le bandiere di Forza Nuova, chi aveva il microfono e dettava, no, e comandava nella piazza, erano, se hai visto, gente di Forza Nuova. Qui dalle nostre parti è gente che sventola la bandiera, tra l'altro, secondo me, la bandiera della Serenissima, non sapendo che era stata la Repubblica di San Marco la prima ad aver introdotto, no, il Green Pass, che era la grazia di salute che veniva utilizzata. Però è chiaro che è un movimento che è nato politicamente, che si è organizzato 6-10 anni, di meno di 10 anni fa, se vi ricordate, con l'iniziativa della ministra Lorenzin di aumentare il numero di vaccini obbligatori da 6 a 10. Lì c'è stata una levata di scudi che ha determinato la nascita di questo movimento. Ma non è quello il problema. Si parla, cosa volete, sono minoranze rumorose, battagliere, ce ne sono in diversi ambiti. Insomma, a me terrorizza quella maggioranza invece silenziosa all'interno di questo mondo che ha scetticismo nei confronti del vaccino, quella è che va raggiunta. Il problema qual è? Che in questo anno e mezzo, purtroppo, molta gente si sente in dovere di nutrire dei dubbi nei confronti della validità scientifica di un vaccino che ha superato tutti gli iter possibili di certificazione mondiale, europea, nazionale. Non è un vaccino sperimentale, perché quando sento dire queste cose che è un vaccino sperimentale, ragazzi, andate, cioè siamo veramente fuori fase. Però il problema è che non c'è stata una comunicazione coordinata, omogenea, coerente, e la gente che magari si trova, si trova anche poi immersa in quella che è l'informazione che arriva non mediata dai social, eccetera, non è in grado di cogliere dove sta la verità e dove sta la bufala. È lì che dobbiamo intervenire, ma se c'è da parte degli esponenti politici una certa ambiguità nel dare certe informazioni, allora capite bene che qui è il cane che si morde la coda. Gonzo, rapido, che devo andare in pubblicità. Veloce, velocissimo. Non è mistificazione dire che siamo in terapia genica sperimentale, e questo è scritto su tutti i pezzi di carta e su tutti gli atti, e concluderà nel 2023. Non voglio neanche sentire ragioni su questo tema qua. Non siamo il partito dei Novax, e non è opportunismo politico, direttore, ti provo a rispondere anch'io, perché quante persone ho incontrato, e non vado mica a cercarle quel lumicino, ti dicono: io ho votato sinistra, il tema della libertà è un tema di sinistra, la prossima volta voto Meloni. E non lo dicono perché sono di Fratelli d'Italia, perché le cose mi arrivano dette da altre persone. Quindi non è opportunismo politico. Vado in pubblicità, ci vediamo tra poco per l'ultima parte. Eccoci all'ultima parte, Darè, proviamo a cambiare registro, voltiamo pagina, parliamo di una cosa da poco, i Presidenti della Repubblica. Siamo in semestre bianco, ormai ci siamo, insomma, tra un po' arriva il momento che bisogna eleggerlo. Oggi leggevo che il centrodestra è orientato a scegliere Berlusconi come candidato di bandiera. Le piace l'idea? Ma per me Berlusconi non è che mi dispiace, è stato anche il presidente del Milan, quindi... Lei del milanista. Quindi, guardi, per me va bene. Il problema è un altro, è da capire se Mario Draghi continuerà a fare il premier e con chi, perché poi alla fine si andrà al voto, oppure se c'è un orientamento diverso. Parlano molto di un'elezione di una donna, la Cantabria, e quindi, però, diciamo, queste sono le prime mosse all'interno per l'elezione del Presidente della Repubblica. Qualcuno auspica addirittura un prolungamento, come è stato con Napolitano, però è solo un spostare il problema. Io penso che in questo momento si debba scegliere il Presidente della Repubblica e subito dopo andare al voto. Ma secondo lei Draghi, Presidente della Repubblica, potrebbe essere una soluzione, o è bene che completi il suo lavoro da Presidente del Consiglio? Credo che Draghi rimarrà a fare il Premier per il semplice motivo che deve dare delle garanzie ai 209 miliardi che sono arrivati all'Europa. Questa è la vera
la vera pratica, perché poi si tratta di gestire quel patrimonio, di investire quel patrimonio e dare delle garanzie all'Europa. È vero che Draghi non è stato eletto, è vero che, però in Europa abbiamo visto subito, io ho visto subito, e sono in minoranza, il cambio di passo che abbiamo avuto come nazione Europa all'interno della Comunità Europea. Prima si trovavano Francia e Germania, decidevano, poi arrivava Conte. Non è giusto per una nazione come l'Italia, che è una delle tre nazioni, è il terzo contribuente, e quindi credo che questa sia, ed è anche il motivo per cui noi abbiamo appoggiato Draghi, che non è un appoggio politico, è un appoggio, diciamo, alle nostre aziende, alle nostre imprese che in questo momento stavano in difficoltà. Adesso c'è la partita del Presidente della Repubblica, la partita del Presidente della Repubblica è importantissima, perché attenzione, la nostra non è una Repubblica presidenziale, ma il Presidente della Repubblica, quando chiama il Premier al Colle, le cose sono finite e le idee sono quelle da applicare e da eseguire. Qua siamo d'accordo tutti, siamo tre forze in maggioranza, cioè non siamo in maggioranza nei comuni, in contrasto a Roma, divisi in Europa. È il bello della politica italiana. No, bene, insomma, non, ce n'è per tutti, e avanza anche. Però credo che sul Presidente della Repubblica bisogna fare una riflessione seria, perché poi alla fine è quello che dà anche le linee guida. Gonzo, la vostra posizione è quella che mi incuriosisce di più. Le spiego. Voi, Draghi, non è che vi stia particolarmente simpatico, no? Anche prima ha ribadito che da quando c'è lui, noi siamo l'unico paese che rispetta le regole dell'Europa, perché indubbiamente, Draghi lo ricordava, da re in Europa è autorevole e piuttosto ascoltato. Se andiamo al voto prima che si vada allo scioglimento delle Camere, la maggioranza dei parlamentari che vota il Presidente della Repubblica ha un orientamento di centro-sinistra, ok? Movimento 5 Stelle è il partito più rappresentato, poi ci sono il PD, c'è la Lega, insomma, che ultimamente strizza più l'occhiolino al PD che a Giorgia Meloni, ma insomma quella è un'altra partita, se no poi da re mi sgrida. Se invece si aspetta che Draghi completi l'opera e lo si candidi alle presidenza della Repubblica, di mezzo ci sono le elezioni e sondaggi alla mano, potreste essere voi ad avere la maggioranza del Parlamento e a decidere chi diventa Presidente della Repubblica. Quindi qual è la cosa che vi conviene di più? Draghi potrebbe essere un ottimo Presidente della Repubblica nella misura in cui dovrebbe smettere di fare Presidente del Consiglio e quindi lascerebbe un attimino... Quindi subito? Praticamente. Però diciamo anche che il Presidente della Repubblica come Capo dello Stato costituzionalmente è l'arbitro. È l'arbitro delle scelte, è l'arbitro delle Camere, è l'arbitro del Governo ed è quello che in qualche maniera gestisce anche, congloba in sé, diciamo così, i tre poteri dello Stato come capo, come figura costituzionale. Diciamo che l'ipotesi del voto appena dopo l'elezione del Presidente della Repubblica la vedo dura, anche se è nelle ipotesi più quotate. E lì sui sondaggi anche le prossime amministrative, che sono amministrative in comuni comunque importanti, che sono città, capoluogo di provincia, Roma, di Milano, regione, Torino, Napoli. Non Robetta, sì. Insomma, no. Tutt'altro. La capitale economica e politica, sicuramente poi industriale del paese. Ci sono delle dinamiche che potrebbero portare a dire che cosa potrebbe succedere in un'ottica di elezioni politiche, però sono le amministrative di quei comuni, di quelle città, che sono sempre comuni comunque da amministrare, quindi non è detto che sia il test, la cartina tornasole poi di quello che potrebbe succedere in futuro. È chiaro che l'Italia potrebbe essere pronta anche per una Presidente della Repubblica, quindi una donna, ma di tutto questo discorso una cosa deve essere sottolineata e deve essere spinta. La politica deve tornare a essere al centro di queste decisioni, altrimenti si rischia di avere per l'ennesima volta un Presidente della Repubblica che magari viene individuato come la figura di turno, che può essere quella che ricopre le caratteristiche che ho detto prima, e poi un Presidente del governo individuato chissà in che modo con un altro governo arcobaleno, con insieme tutti quanti.
Ecco, questo è uno scenario che deve preoccuparci, insomma, ma che va diciamo a andremo a votare prima o dopo, no? Diciamo che l'ultimo presidente eletto è il mio presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, che è una persona... L'ultimo che è stato eletto e ha fatto il presidente del Consiglio. Che è stato un imprenditore straordinario, è stato uno degli ultimi statisti, si diceva, no? Al tempo... Adesso gli vogliono fare la perizia psichiatrica. Sì, ho sentito dire Prodi, però allora gliela facciamo anche a lui. E in tutti... No, ma Prodi ha detto di no. Ah, eh? Ecco, meno male. Prodi ha difeso Berlusconi. Bene, esatto. Meno male. Quindi, però ha garantito, ha detto, siamo due persone distinte politicamente, però quella perizia psichiatrica è una roba che non sta né in cielo né in terra, evidentemente. E non si può neanche arrivare a dire una roba del genere. Aiuto. Vado da Zorzi. Ci sono due nomi forti che si sentono spesso in questi ultimi giorni. Uno è quello di Prodi, che insomma di fare il Presidente della Repubblica non ha mai fatto mistero, gradirebbe molto, anche se quei 101 gli sono rimasti certo sullo stomaco dalla vecchia storia, e l'altro è Paolo Gentiloni, che è un altro nome che prende quota in queste ore, no? Sono tutte figure riconducibili al centro-sinistra che storicamente elegge sempre il Presidente della Repubblica. Sì, anche con delle sfumature, nel senso che ci sono stati Presidenti della Repubblica che non erano proprio orientati verso il centro-sinistra, tipo? Insomma... lo stesso Oscar Luigi Scalfaro apparteneva a una corrente della Democrazia Cristiana che non era una corrente che guardava a sinistra. Lo stesso Segni, se torniamo indietro nel tempo, non appartiene a quel... Diciamo allora quelli più recenti. Anzi, si era opposto al centro-sinistra di Aldo Moro. Insomma, vabbè. Tornando a noi, io credo che sia un passaggio fondamentale, ovviamente, come sempre del resto, l'elezione del Presidente della Repubblica, ma mai come in questo periodo. Siamo, ripeto, in emergenza nazionale, lo scenario mondiale che si apre, uno scenario veramente che può essere interessante per l'Italia. Ricordiamoci che la settimana prossima va al voto la Germania, quindi finisce l'era di Angela Merkel. L'Europa ha bisogno di un punto di riferimento, visto anche le alterne vicende e fortune di Emmanuel Macron. Quindi credo che l'Italia possa giocare un ruolo importante se ha delle figure che garantiscono stabilità e autorevolezza. Quindi serve un Presidente della Repubblica che sia eletto con piena legittimazione, non che venga eletto negli scrutini decimo, dodicesimo, eccetera, ma che auspicabilmente venga eletto da una ampia qualificata maggioranza. Non ce la faremo mai, Zorzi, lei lo sa. Io vedo due nomi, obiettivamente, che possono ricoprire, che ricoprono questo profilo. Uno è l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e l'altro è l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mario Draghi, si è detto, se dovesse venire eletto, ovviamente aprirebbe una fase di instabilità che poi si andrebbe a chiudersi con il voto, con le elezioni politiche, e non porterebbe a compimento quel percorso per il quale è stato nominato da Sergio Mattarella. Mattarella, non dimentichiamoci, compie quest'anno 80 anni, che sono la stessa età che aveva Napolitano quando ha iniziato il suo primo mandato. Quindi, ragionando in questi termini, io non vedrei neanche malissimo un secondo mandato pieno di Sergio Mattarella, visto che comunque la Costituzione addirittura lo prevede. Pieno, lei dice. Lei anagraficamente, poi è ovvio che... Bisogna convincerlo. Che lui che non è mica tanto. Esatto, però io ragiono su questi due profili, obiettivamente. Anche Marta Cartabia potrebbe essere un profilo di questi temi. Però attualmente io vedo Mattarella e Draghi, che sono proprio i due architravi di questo sistema attuale in Italia. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Grazie ai miei ospiti, grazie a voi. Ci vediamo domani, poco dopo le 13. Arrivederci. Hai già pulito la canna fumaria? Goditi il tuo caminetto o la tua stufa in totale sicurezza. Affidati a Mapa, lo spazzacamino certificato.